Biblos, la prestigiosa associazione culturale di Piedimonte Matese, propone un nuovo cartellone denso di appuntamenti importanti dal 23 giugno al 1 luglio prossimo, richiamando in città gli amanti del gusto del teatro e della musica. Ma il presidente dell'associazione, Gianfrancesco D'Andrea, si è gentilmente concesso alle nostre telecamere spiegando in esclusiva tutti i particolari del programma e come nasce follemente il Festival del non luogo. Allora, il Festival Follemente nasce appunto da una follia, perché l'associazione Biblos è fresca di organizzazione di un altro evento che ha riscosso un successo significativo e che è stato Illuminarti. Da lì è nata poi l'idea folle appunto di proporre un festival in 4 serate che abbiamo non a caso deciso di chiamare Follemente il Festival del non luogo. Perché il Festival del non luogo? Perché Piedimonte è un luogo dove nessuno decide di organizzare un festival durante le serate estive, un festival nei luoghi che oramai sono troppo spesso e troppe volte finiti nel dimenticatoio, abbandonati, diciamo, in un oblio che in realtà non rende gloria a quello che molti di questi luoghi hanno invece rappresentato nel tempo. Penso al Palazzo Ducale, penso al Centro Storico, penso in generale al Borgo Antico, a tutti quei luoghi della memoria collettiva che in realtà oggi appartengono ad un tessuto genetico di questa memoria, però in realtà sono luoghi non più frequentati, frequentati soprattutto, ecco, attraverso i ricordi, ma non frequentati fisicamente come spazi reali da vivere. Un festival folle è folle proprio per questo motivo, perché scommette invece su Piedimonte, scommette su questo territorio, scommette ancora come Illuminarti sulla valenza artistica delle nostre risorse, delle nostre testimonianze storico-artistiche e decide di proporre delle serate di intrattenimento, ma non solo di intrattenimento, delle serate che possano aiutare i cittadini dell'Alto Casertano, del Matese, ma anche tanti turisti che ci aspettiamo, visitatori che ci aspettiamo da altre province e anche da altre regioni, perché no, di ricostruire quella identità che manca, che si è persa anch'essa in qualche modo nel dimenticatoio. Ecco perché il tema catalizzatore delle 4 serate, anche se è un tema non esplicitato nella nostra pubblicizzazione, è proprio quello dell'identità. E l'identità significa riscoperta di quella memoria collettiva, riappropriazione di tanti spazi, perché gli strumenti di cui abbiamo bisogno oggi sono proprio quelli dello spazio e del tempo. Del tempo, perché questa mobilità data dalla globalizzazione, la velocità delle informazioni, ma anche la velocità del tempo in cui noi ci spostiamo da un luogo all'altro, porta all'abbandono degli spazi. E quindi gli spazi che noi non viviamo più a Piedimonte sono gli spazi del Convento della Madonna delle Grazie, sono gli spazi di Largo Santa Maria la Vecchia, cioè dei luoghi in cui nel passato si sono costruiti pezzi di storia, ma luoghi dove oggi invece la gente non è più abituata a tornare. E questo è un po' un messaggio di riscoperta della relazionalità tra gli individui. Noi attraverso gli strumenti dell'arte, dello spettacolo e del teatro crediamo che sia possibile invece tornare su questi luoghi attraverso 4 serate in cui noi ospiteremo sabato 23, giorno di inaugurazione del festival, il concerto di musica irlandese di un gruppo emergente casertano, il gruppo degli Army Hall. La serata si chiamerà Cielo Irlandese e non solo. Non solo, perché noi proietteremo delle splendide, delle straordinarie immagini del Parco Regionale del Matese, e quindi dall'abbinamento della musica irlandese con gli scenari straordinari del Parco Regionale dimostreremo che in realtà viviamo e vogliamo convincere tutti a credere nel fatto che viviamo in un posto straordinario che è il Matese, che è il Parco Regionale del Matese. È uno scenario che molti ci invidiano, però molto spesso, diciamo, quel campanilismo al rovescio ci porta invece a non credere nelle reali risorse, nelle reali opportunità che offre questo territorio. Quindi la musica irlandese e i paesaggi del Matese, questo il 23 con questo gruppo emergente, ripeto, un gruppo casertano che abbiamo già ospitato a Piedimonte nel passato, ma c'è sempre la volontà e il desiderio di riproporre
proporre una serata all'aperto. Saremo alle 21 di sabato 23 nell'anfiteatro del Parco Archeologico del Monte Cila. Ancora sabato 24 cercheremo in qualche modo di aspettare i tifosi che seguiranno giustamente la partita dell'Italia. Domenica 24 avremo invece sempre nell'anfiteatro del Parco Archeologico del Monte Cila la seconda edizione dei giorni del solstizio tra rito e mito. Sarà con noi Gianni Saladino, che è un appassionato ed un esperto di esoterismo, ci racconterà tutti i riti e le tradizioni legate non soltanto ai giorni del solstizio d'estate, ma anche alla festa di San Giovanni Battista. Quindi...